Momento in Cristo, il nostro incontro quotidiano con Dio. Questa preghiera è molto potente. Falla con grande fede e la tua richiesta sarà esaudita. Scegli un luogo e un momento in cui puoi concentrarti solo sulla tua preghiera. Preghiera a San Giorgio per fortuna e ricchezza molto potente. Beato San Giorgio. Saldi e saldi nella fede, pazienti nella speranza. Coraggioso guerriero nella lotta contro il male. E glorioso santo venerato per fare il bene. Illustre martire e fedele seguace di Gesù, che ha dato la sua vita per il tuo grande amore per lui e per il Vangelo. Insegnami ad essere giusto, forte e coraggioso come te. Segui la parola di Dio, sii generoso con gli altri. E saper vincere in ogni difficoltà, in ogni problema. A te che hai lasciato fama e successi militari. E con amore hai distribuito i tuoi beni a chi mancava di tutto. A te che sei un efficace protettore dei poveri e degli indifesi. E un nobilissimo difensore delle giuste cause. Ti chiedo con tutto il cuore di essere il mio mediatore davanti a Dio. E ottenere rapidamente l'aiuto di cui ho così disperatamente bisogno. Tu che ti prendi sempre cura dei meno favoriti. E con la carità aiuti i più bisognosi. Illumina i miei sentieri perché io trovi benessere. Dissipa tutti gli ostacoli che mi impediscono di andare avanti. E apre la porta all'abbondanza. Ti chiedo che prosperità, buona fortuna, fortuna venga da me. E tutto diventa favorevole e benigno alla mia persona. Vi prego di avere tutto lo slancio e i mezzi di cui ho bisogno per risolvere i miei difficili problemi economici. Sao Orge, so che se sei al mio fianco, tutto funzionerà. Vengo da te, conquistatore di draghi, chiedendo i tuoi favori. Ti prego di allontanare dalla mia vita le tenebre e i pericoli. Proteggimi sotto il tuo manto e liberami dall'ingiustizia, l'odio, l'invidia, il pettegolezzo e il malocchio. Portami via i nemici e le persone senza sentimenti. Scaccia con la tua lancia tutto ciò che mi fa male e mi ferisce. Custodiscimi con il tuo scudo affinché il male se ne vada e il bene venga. E così possa la mia vita, e la mia, essere felice e ricca. Spruzzami con la luce della tua fede, con lo splendore della tua bontà. Fagli non perdere la fiducia e sappi aspettare con pazienza. L'aiuto divino che sempre ci viene incontro nelle nostre fatiche e difficoltà. Beato San Giorgio, ti prego di essere il mio potente protettore, il mio guardiano. E media per me davanti a Dio Padre misericordioso. Per concedermi la grazia che umilmente chiedo. Ordine con immensa speranza. Per il tuo potere, la tua compassione e gentilezza ti chiedo San Giorgio. Aiutami e non lasciarmi solo in un problema così grave. Ho bisogno di poter andare avanti e avere una vita serena. Ti chiedo di darmi una mano e misurare per amor mio. Che scompaiono per sempre dalla mia vita le difficoltà economiche ed emotive che ho ora. Attendi con urgenza alle preghiere che ti rivolgo con grande speranza. Possa la mia persona, casa o azienda essere abbondante in fortuna e fortuna. Nella prosperità, nel benessere e nella ricchezza economica. E la dolce benedizione del Signore scenda su di me quanto prima. Te lo chiedo per Gesù Cristo, nostro fratello e Signore. Preghiera di San Giorgio. Ferite aperte, cuore sacro, tutto amore e gentilezza. Il sangue del mio Signore Gesù Cristo nel mio corpo, oggi e sempre. Camminerò vestito e armato, con le armi di San Giorgio, affinché i miei nemici, avendo piedi non mi raggiungano, avendo mani non mi prendano, avendo occhi non mi vedano, e neppure col pensiero possano avere armi per farmi del male. Di fuoco il mio corpo non raggiungerà, coltelli e frilens si spezzeranno senza che il mio corpo arrivi, corde e catene si spezzeranno senza legare il mio corpo. Gesù Cristo, proteggimi e difendimi con la potenza della sua santa e divina grazia. La Vergine Maria di Nazaret mi ricopra del suo sacro e divino manto, proteggendomi in tutte le mie pene e afflizioni. E Dio con la sua divina misericordia e grande potenza sia il mio difensore contro i mali e le persecuzioni dei miei nemici. E il glorioso San Giorgio, nel nome di Dio, nel nome di Maria de Nazaret, nel nome della falange del Divino Spirito Santo, stendimi il tuo scudo e la tua potente armi. Difendendomi con la tua forza e con la tua grandezza dai miei nemici carnali e spirituali, e da tutti i loro mali influssi.
e che sotto le zampe del tuo fedele cavaliere restino i miei nemici umili e sottomessi a te senza osare di guardare anche ciò che potrebbe farmi male. Così sia con la potenza di Dio di Gesù Cristo e la falange del Divino Spirito Santo. Amen. Così sia. Così è fatto. Così sarà. La preghiera, insieme alle preghiere, viene eseguita per 7 giorni consecutivi. Questo santo guerriero è un intercessore molto efficace e miracoloso. Soprattutto se la preghiera è offerta senza scoraggiamento e con grande fede. Chiedigli ciò di cui hai bisogno per la prosperità personale, o a casa. Per l'abbondanza negli affari, o la fortuna nelle lotterie e negli investimenti. O altre questioni economiche e non perdere mai la speranza. Per renderlo più efficace, puoi posizionare delle candele, una o più, colore verde, bianco o rosso. Devi accenderli e lasciarli bruciare completamente. Iscriviti al canale e lascia il tuo mi piace. Condividi questo video con altri 7 amici, per aiutare il canale a raggiungere più persone. Grazie.